90 60 90. E sfogatevi con noi, Ilaria da Firenze. Ciao Zeppi, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, ciao Ilaria, quanti anni hai? Ciao. 31. Cosa fai nella vita? Sono una lavoratrice dello spettacolo attualmente disoccupata. E quando lavori, in che ambito dello spettacolo? Faccio, mi occupo di costumi. Di costumi. Sono vestita bene, ti piaccio? Sì, sei strafica come sempre. Benissimo, perché ho fatto questa domanda? Ci sono tanti aggettivi che si possono dire alle 8-10 di sera. Tipo affascinante, incisiva. Questo è il primo che mi è venuto in mente guardandoti, perdonami. Lo so. Qualunque cosa dicano i toscani sembra una cosa antica di italiano purissimo. E ti ricordiamo, il tuo cognome finisce con la I come tutti i cognomi toscani? Esattamente, sì. Benissimo. Allora, Ilaria... E ricordiamo che il mattone è sempre il miglior investimento. Ilaria, raccontaci il tuo sacrificio più inutile mai commesso. Vai. Ho risparmiato 1.600 euro per una depilazione al viso definitiva e l'ho fatta e mi ritrovo con più peli in faccia di Gino Porcospino. Ah, mia cara Moncicì, come ti capisco, guarda, la depilazione è un tema delicatissimo da queste parti. Beh, questi due uomini non lo riguarda neanche al terzo. Marianna da Aprilia. Buonasera, ciao Zeppi. Ciao, buonasera Marianna, come stai? Bene. Ho una piccola peste vicino a me che ti vorrebbe salutare, mandale un saluto, Zeppi. Siamo i saluti. Ciao. Scusami, eh. Niente, come si chiama? Non lo sai, Silvia. Tua figlia. Si chiama Silvia. Ah, tu sai che c'è una persona bassa a casa tua, pare sia tua figlia. Spero che... Sì, l'ha sequestrata, chiaramente. Io l'ho fatto in suo onore. I genitori di Silvia, siano tranquilli, c'è la Marianna da Aprilia. Allora, Marianna, quanti anni hai? 41. 41. Marianna, cosa fai nella vita? Ragioniera. Bene. Allora, Marianna, raccontaci il sacrificio più inutile che hai mai fatto. Vai, Marianna. Allora, quando ero ancora una mera serva, ho alimentato false speranze in un ragazzo che mi faceva il filo, sperando di farne ingelosire un altro, che invece ho scoperto studiare in seminario. Vabbè, ma spero che non sia il padre di Silvia, solo questo, insomma, mi piace pensare. No. Comunque. Ciao Marianna e ciao. Ciao. E ciao Silvia, anche la piccola Silvia, che ci guarda sempre, ma quando mai.